protesta ma anche proposta, nel senso che in Consiglio Comunale abbiamo raggiunto una identità anche di vedute sul punto vaccinale, lo spostamento del punto vaccinale presso l'ex tabacchi, soltanto che in Consiglio Comunale c'è stata un'opposizione a se stessi da parte della maggioranza e quindi abbiamo deciso, non solo per comunicazione ma anche per rendere chiaro quali sono le posizioni delle opposizioni e l'unità e la responsabilità che le opposizioni mettono in questo momento d'emergenza. Da qui, diciamo, il flash mob di comunicazione e soprattutto di proposta. Oggi è semplicemente testimoniare alla cittadinanza quello che è stato un'altra occasione persa dal Consiglio Comunale di Umbertide. È stato votato contro all'ordine del giorno unitario sulla sanità da parte della maggioranza e addirittura nei confronti di una mozione che chiedeva nello specifico l'apertura di un punto vaccinale all'ex tabacchificio zona PUC di Umbertide, struttura che ritenevamo idonea e soprattutto era anche possibile trovare coperture finanziarie, in maniera pregiudiziale, senza alcuna motivazione, questa è la parte più grave, è stato bocciato la mozione del Movimento 5 Stelle che vedeva le opposizioni dichiaratamente a favore. Credo che da parte nostra la disponibilità c'è tutta. Trincerarsi dietro presunte arroganze o accuse di incapacità credo che non ci appartenga. Noi stiamo facendo proposte su proposte che vengono regolarmente bocciate, sempre perché vengono da parte avversa. Non è questa la strada per fare il bene dei cittadini di Umbertide. Siamo qui oggi in piazza Matteotti per protestare contro i disagi che si sono creati nel punto vaccinale in largo Cimabue, presso il centro salute. Oggi noi come Partito Democratico ma come Opposizioni Unite abbiamo chiesto di spostare il punto vaccinale della nostra città presso il PUC. Questo è stato annunciato anche dalla nostra amministrazione che però ad oggi non ha messo in campo nessuna azione perché questo si verifichi. Come Partito Democratico abbiamo presentato insieme alle altre opposizioni nell'ultimo Consiglio Comunale anche un ordine del giorno in cui proponevamo numerose azioni a sostegno della nostra situazione emergenziale sanitaria. L'amministrazione si è chiusa a riccio e ha rifiutato ogni nostra proposta.